Aspetti, aspetti, aspetti un attimo. Non potete bombardare a tappeto questo posto. Ci sono ancora centinaia di innocenti, forse migliaia. Irrilevante. Dobbiamo proteggere miliardi di vite. Se ne rende conto, vero? Sì, d'accordo, ma ascolti. Ascolti, qui c'è uno scienziato di nome Zer che sta lavorando a una cura. Gli manca poco. Ho visto i risultati. Se bombardate la città... Ricevuto. Le possibilità che uno scienziato in una città in rovina ottenga risultati utili sono pressoché nulle. Ma... a 48 ore. Ok, ok. Merda, non si apre. Forse usando la forza... Uè, via! No! Ecco fatto. Ecco fatto. 3 secondi. E ora? Ah, stessa porta. Occhio! Che facessi? Beh, se avevo lasciato la presa per sbaglio. Che cazzo di male? Male? Te lo dico io, faccio del male io, cornuta. Ti ha rotto l'arma, cazzo. Oh, aspetta, aspetta. Sì, hai fatto una cazzata. Oh, guarda che mi lasciano sistemare l'arma, oh. Vai. Niente, munizioni niente. Sì, sto scendendo adesso. Sei un nuovo morto. Vieni qua, merda. Che cos'è? È invisibile o sbaglio? Ah, è invisibile. Ah no, no. Che ne so. Di cosa hai paura? Affrontami da uomo! Guarda che è lo scudo, non c'è che botta di minare. Minchia! Però non muore, vedo? che ci non ci ha fatto botte? Manco moriva su questo. Eccoli. Ho 70 colpi. Ora ti fotto. Dai, giochiamo a cecchino. Ti fotto io a te. Dai, dai. Vedi se ci sono munizioni. Ci sono vedi che qua c'è la pistola, oh! Che pistola? Ah, con la carabina volatile. È presa? Oh, la prendo. Lascia tutto, vai. Presa. Non sprechiamo munizioni. Un colpo alla testa, qui. Laggiù! Carabina della polizia, minchia. Tu che carabina hai? Carabina militare, mi pare.
Ah, lascio di rompere sto coso. Mi sa è più forte quella della polizia. Facciamo i dettagli, no? Tu ce l'hai della polizia? No, una carabina militare. E beh, ora la lascio e vedi se è più forte. Vai, l'ho buttata. Mettiamo X Rush, ok. Sì, fa più danno, molto più danno. Hai visto? Quella più precisa. Ma ce l'hai anche tu, vero? Sì, la devo ridare. No, no, ce l'ho già. Ah, perfetto. Un colpo in testa li ammazziamo, dai, vediamo se ce la faccio a prenderla qua. Silenzio, ho sentito qualcosa. Preso. Presto, ragazzi. Preso. A posto. Porco attinci. Sono stato io. Affanculo. E che sprechi botte? Che sprechi botte? Sono pieni qua. Ah, l'ho visto io. Mi ammazzo qualche tre già. Ti ho beccato, stronzo. Dove sei, merda? Munizioni. Munizioni pieno. Cazzo, carabina della polizia. Peccato. Io so. Cazzo. Pieno di munizioni, sì. Curati, eh. Fatto. Ok. Altre munizioni, pieno. Questa che è? Che pistola è? Chi è? Dottore. Chi va là? Si calmi, dottore, sono io. Crane. Grazie al cielo. Ascolti, è importante. La mia vita è in pericolo. Questo è chiaro. Ma va? Ma la mia ricerca non deve morire con me. Se la caverà, dottore, ma ora devo tirarla fuori di qui, quindi abbassi la voce, per favore. Oh, sì, va bene. Ma capisce, la mia ricerca deve arrivare al dottor Khan. Ecco perché ho dato i pacchetti a Jade. Ah, ci arriva una botta a togliere. So che aveva detto che li avrebbe consegnati. Sicuro. Ma Jade era... Sta per morire, sicuramente. Stringeva. Ecco qua, dottore. È così? Basta un po' di falsa speranza per far parlare il buon dottore. A quando è la mitragliatrice? Proprio ora. Tutti i costi. Piacere. E questi due? Cosa ne facciamo? Non la troverete mai. No. Mai. E io non parlerò mai. Non avrete niente. Non ho bisogno che lei parli, dottore. Voglio impedire che lei scappi. No! Un bastardo, è solo un vecchio! Soccorrete il dottore. E portate Crane nell'arena. Sono cazzi ora, eh? Io so cosa c'è nell'arena, mi è capitato di beccarlo googlandolo un po'. Spero con le armi, spero. No. Illuso. Tiratelo su. Ok.
cazzo, dottore. Sei arrivato tra noi come una serpe nell'erba, Crane. In una città di bugie, tu sei la più grande di tutte. Cosa stai parlando? Rispondi, figlio di puttana! Oh, stai! Sì, perdi il controllo. Che succede? Il resto è quello che riesce meglio a voi americani. E io. Niente male. Rimuovete i cadaveri. Lasciate Crane. Sì, signore. Il gladiatore. Ah, ma dai, c'è un compagno a me. Hai guardato dietro di te, vero? E come cazzo ti ammazziamo? Petardi, che cazzo ci facciamo petardi? Ci petardi. Li facciamo scappare, ma che se ne frega. E dove? Dobbiamo ucciderli. Ah, un tubo, vai, perfetto. C'era un tubo. Che stai soltanto per un tubo ridicolo. Vieni qua, qua davanti a me c'è un altro tubo se ti serve. Ok, c'ho un martello. Oh, perfetto. Ok, ce lo dobbiamo cavare così. I coglioni! Non male però, tu ne hai passati il 2! Ho finiti? Ma non la vedo più, però mi sta di strana, c'è uno là sotto. Però approfitterei per girare un giro e vedere se c'è qualcosa, ci può tornare utile. Certo, giriamo. Tanto figurati sono solo questi zombie. Ah, coltelli da lancio, ottimo. Curati. Ah, già, qualcosa di quello che non c'è nulla. Col cazzo. Ho perso. Presto molti sapranno delle tue imprese. Peccato che sarai già un cadavere. È la prima volta che provi a controllare il tuo destino, Crane. Temo che sia troppo tardi. Niente. Sono male. Uno zombie, no. Per un condannato a morte. Io? Io. No, non credo siano zombie, perché? Mi sono mimetizzato. Mi sono mimetizzato. Pure io. Pure. Raccogli il macete. Ora esce l'orco! Ora esce l'orco! È morto! È morto, cazzi! Chi lo ucciderà? Primo io! I coglioni!
morirà prima. Oh cazzo, ma dove è l'ombreco? L'ha beccato. Ma forse dobbiamo farlo caricare contro questi pilastri, queste cose. Okay, qualcosa del genere. Andiamo a fare. No, niente, dai. È inutile che lo colpiamo. Ma lì ha fatto un casino di danno a quel coltello. Sai, deve prendermi in piano per ogni volta. Ma cazzo! È possibile non abbia. Quanto soccorso? Ma oh, sembrerebbe di no. È stanco, cazzo. Ce n'è un altro! Ah no. Ah, è sempre lo stesso. Che fine ha fatto? Ma tu che stai facendo? Ha ammazzato uno zombie. Ma che quel cazzo? Bisogna fare qualcosa d'altro. I coltelli fanno parecchio danno. I coltelli gli fanno parecchio danno. Sì. Sì, bisogna provarli. Cazzo, è un fuori zombie. Minchia, 13 di vita. Dov'è sto bestiame ora? I coltelli però vanno male, eh? Che ti ho detto prima io. Bastardo! Muori, bastardo. Massimo, Massimo. Ah, fatto. È morto, no? Sì, morto, morto. Ah. Oh, quindi... Mazzo sto merda. Di bruciore. Che succede?
Sei infetto. Hai fatto davvero divertire i miei uomini. Peccato che sarà la tua unica esibizione. Servirà soltanto a ritardare l'inevitabile. Ma fanne buon uso. E non dire che non ti ho mai dato niente, Crane. Ok, poi. Prendi hit. C'è Kit qua. Ah, c'è la lancia del tipo là sopra. Le tue capacità non mi sorprendono più, Crane. Il GRE seleziona bene i suoi agenti. Cazzo. Abbassate la piattaforma. Getta l'arma. Getta l'arma. Il caos, Crane. Il caos è l'unico vero ordine delle cose. È pura follia fare finta che non sia così. Permettimi di dimostrartelo. Basam, ti senti? Forte e chiaro. Pubblica il file. Subito, signore. Ed ecco fatto. Inviato. Hai appena condannato migliaia di innocenti. Ecco cosa cazzo ti porterà il tuo caos. Non sai cosa c'era in quel file, vero Crane? Questo conferma la mia teoria. Il GRE vuole usare il virus come arma, non curarlo. Per loro conta solo il profitto, non le vite umane. E seguendo le loro regole e leggi, sei diventato la loro scimmietta maestrata. Sei patetico. Va bene. Ammazzatelo. No. Sta fatica, proviamo. Scusami. Già sono forte, visto? Madre. Dottore, forza, andiamocene da qui. Crane, salva queste persone. Non no, dottore, no. Tutto questo. Dammi quella torcia. Cosa aspettate voi, imbecilli? Sparategli! Mi spiace, dottore. C'è tutte quelle munizioni e armi che avevamo. Porca miseria, cazzo, mannaia. Ma perché la gara? Vabbè, gara sì. E coglioni sono tanti. Porca puttana. Quello tu sei esploso? Sì. Opla. Due volte, minchia. Ma che cazzo è che sta massacrando così? Tutto il cazzo è esploso tutto, grazie al cazzo muoio anch'io. Quanti punti persi. Vabbè qua. Ma qua dove siete? Sì, ma io voglio la metteria, dove? Sì, sigarette, c'avevo quello.
Avevo tutto quel cazzo. Non ci sta. Cazzo è. Avevo per tutto quel caffè, le sigarette, cazzo. È così. Allora siamo alla fine, mi sa. Ma non saprei. Intanto è giusto per l'avano convinto. Ci sono le mitragliatrici, ma non penso. Ma non era ho guardato di... anch'io, niente. Non è il posto di prima qua. Sì. Sì, però figurati, hanno tolto tutte le armi. Bastardi. Che bastardi. Bastardi. Non è giusto, non è giusto. Video. Così almeno va più veloce. Che succede? Dove siamo? Dove mi trovo? Ho dovuto nasconderti al molo. Metà degli uomini di Raist cerca. Non so cosa tu abbia fatto, ma sono sul piede di guerra. Devo parlare con Jade. Zer le ha dato le ricerche. Le ha portate a Camden. Non ci ha provato. Camden ha detto via radio che gli sgherri di Raiss l'hanno trovato. Così ha tirato dei mordicarne nel laboratorio e poi si è barricato. Ora è in trappola. Poi abbiamo perso il contatto. Non lo sentiamo da allora. Vado a cercarla. Come voleva entrare? Quella parte della città è bloccata. C'è un gruppo. I Salvatori. Fanno entrare gente I clandestina. Salvatori. Hanno un ritrovo a The Walking Dead. Nel calderone, vicino all'autostrada. Vero. Il gruppo di Nina. Hai sì, abbastanza sì. Runner per i rifornimenti aerei. Vediamo lunch da 36 ore. E non ce ne saranno altri. Il tempo stringe, Craig. Merda. Va bene. Non so se riuscirò, ma farò di tutto, puoi contarci. Sai, molti al posto tuo si sarebbero già dati per vinti. Hai tutto il mio rispetto. Buona fortuna. Ma c'è qualche arma buona, no? Tipo mitra, bombe a mano. Ecco il tuo equipaggiamento. Sì! Qui. Sì. Saluti di Karim. Ringrazialo da parte mia. Dimmi che c'è la mitragliatrice, dimmi che c'è la mitragliatrice. Dove sei? Ah, a letto. Vado avanti. Vabbè, allora veniamo qui questa sera. Direi di sì. Ok, allora una buona serata. Ci sentiamo e buona serata. Anche a te. E alla prossima. Ciao. Ciao ciao.